Vai, cominci. Ma, no, il tuo canale. Il mio canale cominci tu. No, il tuo canale. Gli ospiti. Cominciano gli ospiti. Vai. Ciao ragazzi, com'è? Tutto bene? Benvenuti al mio canale. Oggi siamo qui con Tommaso che ride come sempre e non ha il coraggio di fare le intro, quindi devo farle io. E però ci spiegherà che cosa faremo oggi. Spiegaci cosa faremo oggi. Aspetta che tolgo le cuffiette, che sento la musica, non è adeguato per parlare. Comunque, urla e guarda in cam. Facciamo? Come cazzo la chiami? Non guardare me, guarda in cam. Come la chiami? Photography battle. Una photography battle in centro. Attorno. Abbiamo un'ora. Ci dividiamo, ognuno per i cazzi suoi. Tra un'ora torniamo qua, poi editiamo. E chi fa le foto più belle vince. Cosa vinciamo? Cosa perdiamo? Cosa perdiamo? Uno schiaffo. Forte, forte però. Sì. No. Fortissimo. Va bene, dai, una manata sulla schiena potente. E diventa un TikTok bellissimo. Perfetto, la manata. Va bene. Ok, vedi, sempre a cercare di far contenuti. Certo, e sempre a farci male. Chi perde uno schiaffone fortissimo in mezzo alla schiena. Chiaramente nuda la schiena. Quindi, ah. Certo. Con la maglia. No, no. Va bene, schiena nuda. E niente ragazzi, buona fortuna, che vinca il peggiore. Chiaramente, il peggiore. Voteremo nelle storie, quindi metteremo foto nelle storie e voi voterete. Quella con più voti vincerà. Buona fortuna. Un'ora a partire da adesso. Un'ora a partire da ora. Vai, via. Let's go. Raga, non ho più pallida idea di dove andare. Non ho nulla in mente, quindi andrò completamente a cazzo. E proprio in questa stradina qua, che avevo già fatto una foto per vedere se riesco a farne un altro come l'altra volta, magari viene carina. Non lo so ragazzi, ci sono messo un po' una fragica. Buona fortuna. Sono passati 10 minuti e non ho uno scatto decente. Neanche uno, raga. Male, male. Onestamente non so che cazzo fare. E troppo poco tempo, verranno tutte merdate, ma ci si prova. Ora, lì c'erano due modelli che non so cosa stessero facendo. Ci ho provato, ma stavano ancora preparando, quindi non ho potuto chiedergli. No, di fare io le foto. Comunque, magari tra un attimo ripasso, se non è l'occasione. Niente, raga, ci sto provando, ma c'è poco da fare. Non ho trovato nulla di buono, mi sa che faccio la pazzia, mancano circa 40 minuti e mi sa che prendo il monopattino e me ne vado dall'altra parte fino a Porta Susa, perché secondo me posso provare a fare qualcosa di figo con la prospettiva di Porta Susa. Non lo so, perdere un sacco di tempo, ma è l'unico modo che ho per fare qualcosa di diverso. Ci provo, raga. Provo la pazzia, prendo il monopattino e provo ad andare fino a Porta Susa. Mi costerà parecchio in termini di tempo, perché sono 6-7 minuti andare, 6-7 minuti a tornare, quindi un quarto d'ora minimo di tempo di spostamento che si detrarrà ai 35 minuti che mancano adesso, quindi è una sfida. Dai, ci si prova. Eccomi qua, raga, mi sono spostato, sono sotto al grattacielo di fianco a Porta Susa. Ci ho messo un bel po' ad arrivare fin qua, perché comunque col monopattio sono tutti i semafori rossi. Però almeno per differenziare un po' e stimolare un pochino di più la creatività di non rimanere sempre in centro, ho deciso di venire qua. Vediamo cosa riusciamo a fare. Poi dobbiamo calcolare che dobbiamo anche tornare indietro, quindi non sarà facile. Dovrei essere più o meno riuscito a fare quello che volevo fare. Ora ho un'altra idea, provo ad andare tipo là dietro dove c'è il Duomo a farla, ma dubito fortemente di riuscire. Poi devo già pensare a tornare indietro, perché già praticamente ora, Cristo Dio, quanto poco tempo è, uno. Comunque, si può fare, si può fare. Ho appena fotografato lì, dove inizia una via strafiga. Fanculo, regà, ero dentro la Porta Susa e sono riuscito a perdermi il tramonto, cazzo. Peccato. Cazzo, c'era una coppietta di fidanzati che sarebbero venuti da Dio, da Dio, da Dio. Solo che boh, sembravano abbastanza cringiati già di loro stare insieme su una panchina, quindi ho preferito evitare. Ora ce la farò io una merda e sto cercando di andare lì ai giardini, che in teoria qualcosa di figo dovrebbe venire, e poi basta, devo tornare indietro. Buona fortuna. Non so come sta andando Gumbi, ma tanto noi l'abbiamo già fatto qua, quindi è stra difficile far venire in mente qualcosa di nuovo. Stavo inseguendo una Lotus Elise
solo che per un millimetro ha passato il semaforo e non l'ho beccata, cavolo, di poco. Sono circa 6 minuti, mi sono ancora qua al grattacielo perché sto facendo delle foto alle macchine che passano e non sembrano venire malissimo, però ho chiamato Tommy, anche lui è lontano, quindi ci ritroviamo 10 minuti dopo, il tempo di tornare. Ok ragazzi, vi devo fermare un attimo qua perché vi devo dire che c'è stata una incomprensione tra me e Tommy, che come avete appena sentito ci siamo chiamati e mi ha detto che anche lui era molto lontano e quindi avremmo posticipato l'arrivo di 10 minuti e un quarto d'ora. Solo che io pensavo si trattasse solo del tempo per tornare al punto di partenza, che era Piazza San Carlo. Quindi io ho sempre tenuto in considerazione l'ora che ci eravamo prestabilito. Infatti, come vedrete dopo, finita quell'ora, io dico mani in aria, si smette di fare le foto. Quindi ho tolto la videocamera e sono tornato col monopattino da Tommy. Invece, come vedrete dal video di Tommy, lui ha continuato a fare foto, anche se poi non sono state utilizzate. Ma comunque c'è questa differenza nei video che volevo spiegarvi adesso io con questo audio. Quindi niente, tutto qua, e continuate con la visione. Ciao belli. E comunque mancano pochissimi minuti, ultimi minuti per fare le foto, dai. Male, poteva andare meglio. Ok, sono in un ritardo incredibile. Probabilmente arriverò in ritardo pure al quarto d'ora di deroga. Qualcosa di decente l'ho fatto, spero. Poco, ma è difficilissimo. Lonny, infame com'è, è andato al grattacielo. Ora è importantissimo il lavoro in posto, perché sullo scatto di bello bello non mi è venuto niente. Il tempo sta per scadere, posso fare solo le ultime due foto, cazzarola. Ora sono in piazza e devo fare tipo 2 chilometri lì in mezzo, il prossimo punto in cui devo andare, quindi pog lunga, 5 minuti, magari riesco anche a scattare qualcosina nel mezzo, spero, perché sennò sono fottuto. Tempo è terminato, mani in aria, non si usa più la fotocamera e ora si cerca di tornare da Tommy. Cazzarola, ci vorrà un po', dai. Manca esattamente 1 minuto. Qua devo arrivare al fondo di sta via. È lunga, ci dovrei rifare però. Ora sto tornando da Tommy in Piazza San Carlo. Dai, che vinca migliore. Ciao Tommy. Nello zaino, si chiude, si smette di girare, si torna da Tommy, dai, buona fortuna. Io ovviamente sono arrivato in orario e Umberto chiaramente in ritardo. Lo sfrutto questo attimo per scattare un po' di più. Sono arrivato a San Carlo, 2 minuti di ritardo dall'ora prestabilita. Cazzo, dai, 2 minuti mi perdona. Eccola, lo vedo. Andiamo. Perché lo stai mettendo, scusa, Umbi? Sì, per vloggare bisogna osare. Tanto gira già lo schermino. C'è un fuoco? Boh, ma non è in rilevo. Eccoci qua, ragazzi. Era proprio necessaria questa mano. Sì, era una transition degna di uno youtuber. Lui chiaramente era in ritardo, come sempre. Era un ritardo di 2 minuti. Com'è andata, Tommy? Una merda. Cioè, no, in realtà no. Però non ho fatto nessuna foto da dire cazzo questa viene figa, neanch'io, nessuna. Anch'io. Perché o, c'era un certo o qualche punto, foto sì, c'era carina, certo, ma anche io certo nulla di nulla una di una coppietta con le rose che veniva una figata. Solo che erano già cringiati da soli a stare su quella panchina in mezzo alla gente. Se mi mettevo pure a chiedergli di fare le foto. Ah, dovevi chiedere, non potevi fare nascosto. No, potevo, però nel senso, dato che volevo farle fighe, farle a sgamo veniva una merda. E tu guardi qui o qui? Guarda uno schermino. Ma non puoi guardare, cioè te in un... Ora torniamo a casa, stasera le editiamo. E stasera o nei prossimi giorni ci vediamo per fare un confronto. E poi mettiamo nelle storie, mettiamo i voti e vediamo chi vincerà. Ora. Notizia bomba, si vergogna, non sa farlo youtuber. In questa notizia ragazzi, bomba siamo, torniamo allo studio, lì nello studio. Guarda, gente lì, gente lì, gente là dietro. Non è fattibile urlare qua. Diteglielo anche. Ciao belli. A dopo. Eccoci qua ragazzi. È arrivato il momento di far vedere le foto Tommy. È passato qualche giorno. Io ho montato l'apparecchio.
Lui ci ha messo una vita, io in un giorno ero già pronto, ma Io mezza questa giornata ero anche pronto con le foto, solo che ho vaffanculo. altri progetti nella vita, non posso dedicarmi solo a No, questo. stamattina in classe le ha finite. Comunque, vai. Dettagli. Sono quattro a testa, Sono poi le 4 foto a mettiamo e si testa. voterà. Mettiamo nelle storie e poi calcoliamo i voti e Chi vediamo il perde la vincitore. penitenza è uno schiaffone fortissimo nella schiena. Non so se l'avevamo già detto, ma lo Avevamo già detto. ribadisco. Comunque, chi inizia? Inizi tu. Vai. Oh, La fatti mia vedere. prima Vai. è questa, che è quella che hai già visto. Oh, figa. Che l'ho pure Bello, illuminato un bello. po' lì. Poi dopo ti passo gli Bello il screen. colore del cielo. Sì, quello lì è Sto l'effesto, verde quello. della bandiera italiana è stato un po' perso dalla color Ma no, è, correction. no, no, più che quello che vedi, c'è proprio l'effetto oro che va fin lì, quindi rompe i coglioni. È Vai. del Poi, blur. questa qui, del Ah, duomo, carina. Bella. Clean. con gli alberi sopra. Pulita con un po' di foreground per Sì, dare profondità. sì, sì. Avevi Volevo fatto farla. anche una simile, che avevi postato anche. Sì, ma l'avevo fatta tipo da un Davanti a un lato. più o meno, Questa è grazie. quella che mi piace un casino. Che bella! Col bokeh lì dietro. Il bokeh di questa è E ce n'era fighissimo. ancora di Bella. più È sopra, solo che l'ho dovuto tagliare. Perché mi è croppata proprio la foto. croppata un casino per il fatto Immagino, che. si No, per vede. il fatto che qua avevo tipo tanto così ancora di catena. E se io lasciavo grosso tutto, era Come è beccato sto sbilanciata. rosso dietro? E c'erano le lucine di un negozio. Infatti, questo qua era un tavolo incatenato. Io sono andato lì mezz'ora a tirare su queste cazzo di Ah, le lucchette. mettevi tu su. Sì. Però è l'effetto Con proprio una figo. mano qua, vedi che teso, lo tenevo dritto e con l'altra un casino. Ah, vabbè, non l'hai Con la fatto tu. gente Che del negozio che mi ti guardava male, perché i guardava tavoli erano incatenati, io mica male. attaccavo con lucchette. E questa invece è quella del piccione. Bella, molto blu. Questa in realtà è Bell'occhio, quella sbagliata bell'occhio. perché no, non avevo corretto il rumore lì, ora l'ho corretto, quindi poi ti Vabbè, passo ma il il voto. rumore. Bella. Mi guardava questo Avresti stronzo. potuto anche tirare di più fuori l'arancio dell'uccello per dargli Se sì, contrasto, ma comunque molto potevo. bella. Dai, Se più che carina. altro potevo farlo risaltare di più, ma alla fine mi piaceva che fosse molto omogeneo. Potevo esatto far risaltare un po' l'occhio, quello sì. Sì, bella. Carina, molto Vai, carina. tocca a te. Tocca a me. Secondo me ho vinto a mani basse. Partiamo da questa. Questa ha una storia stranissima. Ok, questa avevo già capito che l'avresti usata. Me L'avevi vista? l'avevi fatta vedere per dirmi, sto per indovinare di cos'è il camion. Però Ah, questa qui, vero. figo. Ecco, l'unica cosa strafigo è l'effetto del colore qua azzurrino grigio con dietro il background giallo. Della vetrina L'unica dietro. roba, secondo me, gli effetti erano un po' troppo bassi perché qua non è Non è a fuoco del fuoco. tutto. È a Però fuoco solo la effettivamente parte per fare bassa. lo sfocato figo era meglio Con lo fare zoom così, puoi sì. fare poco. E comunque è una foto del cazzo perché il camion. Cioè, è bello. Si capisce che il camion fa pena da questo punto qua. Esatto, dietro il camion era orribile, però aveva sto uccello così carino e Sì, quindi mi sì. è Poi. piaciuto. Ok, questa qua è molto artistica, diciamo. L'avevo fatta con una moto parcheggiata e un po' di elementi di foreground davanti. Ci sta, mi piace molto il mood così dei colori, quello figo. Vai, passiamo quella dopo. Ma non ho capito, ma specchia uno specchietto. E sì, c'era l'altra moto parcheggiata. Ok, vai. Questa ci ho messo un sacco. Questa ci ho messo un sacco perché era finito il tempo. Era finito il tempo, cioè avevo poco tempo, ero Ok, vicino al questo grattacielo. effetto qua ho provato a farlo anch'io con una macchina e mi è venuto una merda perché ero troppo Ma non zoomato. è facile fare Figo, questo figo, effetto. figo, è venuta proprio L'ho bene. Qua. beccata e poi mi piaceva molto, guarda, che sembra che voli. Sì, no, Non ma si poi a vedono le parte il volare ruote e sembra che è voli. proprio precisissimo, è fatto veramente bene questa. Questa mi L'unica piace. cosa, forse qui avrei un Too po' much. desaturato lì Sì, in alto. sì. No, però nel senso, avendo anche gli elementi arancione. Sì, Arancioni. forse deve matchare più o meno con quello lì, quindi un Sì, pelo no, comunque ci meno. sta. Posso Vai, fai l'ultima? l'ultima. Di questa qua mi piacevano molto le leading lines che portano appunto di figa al. Il famosissimo punto di figa della foto. Questa qua mi piaceva molto perché le leading line portano con la prospettiva un punto di fuga interno. Chiaramente Lo devo possiamo fare questa rilasciare. foto. Alla fine, in realtà, al posto della foto che avete appena visto, ho messo questa foto dell'Alfa Romeo che mi piaceva molto di più e quindi è stata cambiata con l'ultima foto che avete appena visto. Bella. Stasera mettiamo le foto nelle storie e lasciamo votare i nostri followers. E I boh, nostri amati ci followers. vediamo domani per la votazione, Stai zitti, Stai zitto! E per la decretazione del vincitore e per la penitenza penso. del perdente. A Perdo ogni domani. 100%. 4 Ok. 5 Stai Eccoci qua ragazzi, ritrovati a casa di mio padre con Tommy. Abbiamo appena contato i voti, qua abbiamo i risultati.
Quanti voti avete ricevuto in totale? 82. 82 voti, dai, come primo photo challenge senza aver annunciato nulla, direi che ci può stare. Bene. Può andare anche abbastanza bene. E mo so cazzi. E mo vediamo chi ha vinto. In perché ordine. Ricordiamo che la penitenza è uno schiaffo sulla schiena nuda dell'avversario. Forte, forte. Allora, partiamo. Ok. La prima foto. Prima foto che vedete qua in schermo, quella del piccione. Quanti che voti era mia ricevuto? Ed era 4 voti. Foto di Tommy, 4 voti. Foto 2, quella dell'aquila. Quanti voti hai ricevuto? Che era 11 ed era di Lonnie. Mia foto, 11 voti. Foto 3, quella dell'Alfa Romeo in fotopanning. Che a me onestamente non faceva impazzire. A me piaceva ha parecchio. Distrutto tutte le altre con 20 voti. 20 voti, ok. Quindi sei quasi, sicuro che non hai usato? Quasi il 30%, dopo li contiamo. Quarta foto, quella dello specchietto. Di nuovo con Lonnie con 10 voti. 10 voti mia. Quinta foto di Tommy. La mia quinta con 8 voti. Quinta con 8 voti. Sesta quella di Piazza Castello con 11 voti. Ok, 11 voti. Settima, settima sempre di Ronny con 7 voti. E ultima foto quel 11 lucchetto voti. 11 voti. Quindi Tommy con totale di 34 voti. 34 voti e rimanenti 48 voti, voti per Umbi. The winner! Cazzo! Complimenti. Complimenti. E mo tocca la penitenza. Ci siamo divertiti, dai. Prima sì. Volta un'ora però è veramente poco tempo. La vera, prossima l'altra volta cosa, farà molto meglio. L'altra cosa bisogna prepararsi prima. Perché sì. Viene molto più figo sia il video. Vero. Ed è più facile muoversi sapendo dove andare piuttosto che fare a cazzo. Perché. Vero. Andiamo. Ciao. Come mi metto? Beh, devi mettere la pecorella. No. Secondo me ho vinto Mani Bassi. Perdo allora. Ogni 100%. Minchia, ah, che l'hai tirata male. L'ha tirata, dai, te la lascio ritirare. La faccio io. È in autofocus, no, no, vero? Scherzo, perché non mi fa male. Sì, fa la check, check. Mi fa male, oh, vieni, dai. Anzi, Shuk, almeno Shuk non mi fa male. Anzi, Shuk, almeno Shuk non mi fa male. Oh! Ha fatto, ha fatto. È stato divertente a parte per Tommy. No. Però dai, ci siamo divertiti. In realtà ha fatto così, non era neanche. Dai. Più che altro. Cioè, lì è stata brava, bello schiaffo. Ma perché Julie era bella incazzata proprio. Si vede che è esperta di schiaffi. Comunque, io vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino a questo punto ma del siamo video. Sì, ok, metto un po' più qua. Io vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino a questo punto del video. Se vi è piaciuto scrivete un commento e consigliateci magari o una penitenza o un premio o qualche twist da aggiungere alla challenge. La prossima volta vi spoilerò che saremo in montagna. Se mai lui probabilmente a casa di Tommy in montagna la Twill, quindi potrà venire un altro episodio molto carino. Quindi vi pregherei di lasciare mi piace se il video vi è piaciuto. Come detto prima, lasciare un commento e se volete iscrivervi al canale. Da me e Tommy è tutto. No, un attimo, bisogna fare i ringraziamenti. Io vi ringrazio, da me e Tommy è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.